Ciao ragazzi, bentornati. Oggi vediamo una lezione, a mio parere, davvero molto interessante per i miei studenti, dove vado a far vedere molto semplicemente un minuto e mezzo di un'esecuzione, come se fosse un brano. È un brano scritto da me, semplicemente con pianoforte, archi, basso, chitarra, dove con la chitarra suona un tema, come se fosse anche un cantato. Per cui semplicemente, invece di suonare col pianoforte dove suono gli accordi, gli spostamenti, le cadenze, vado a suonare con la chitarra come se fosse la parte di un cantato. In questo caso chiaramente la suono con la chitarra elettrica. Ascoltatelo un secondo, spero che possa essere di vostro interesse, chiaramente essendo miei studenti diretti, ma anche magari interessati che siete capitati su questo canale. Dategli un attimo un ascolto e poi arrivo nei dettagli del perché stiamo vedendo un attimo questo video e approfondiremo i concetti che ci stanno dietro a questa lezione come ripasso chiaramente per i miei studenti diretti. Ti chiedo sempre di mettere un mi piace perché per me è importante. Vediamo. Benissimo, allora abbiamo visto che sono andato a suonare pianoforte, ho suonato le parti di basso con dei programmi anche molto particolari che si utilizzano per fare delle cose anche interessanti. Lo presenterò un po' più avanti nel corso del tempo. Pianoforte, per cui ho detto, forse l'avevo già detto, le parti di chitarra anche acustica, chitarra elettrica, le batterie, eccetera, eccetera. Chiaramente non ho suonato le batterie, ma ho riportato proprio dei programmi audio che avevo già presentato in passato quando suoniamo le parti proprio di base, eccetera, eccetera. A parte i miei batteristi o bassisti che lo fanno di professione, a cui chiedo poi di registrare insieme delle parti quando servono rifare dei brani o fare dei brani che ci servono. Allora, chiaramente suoniamo degli accordi che sono nella tonalità di Do maggiore, anche perché il tema che vado a suonare, che poi ho voluto fare al momento, in termini quasi di improvvisazione, ho pensato a un tema, l'ho suonato, è nella tonalità di Do maggiore, dove vado a utilizzare una scala di Do maggiore trasportata lungo tutto il manico. Per cui già quando vado a suonare una parte di questo tipo, noi utilizziamo chiaramente sempre una parte della scala ionica, tanto una parte della scala eolia, come può essere un'altra diteggiatura a cui noi diamo il nome della scala misolidia, ma in base alla cadenza degli accordi che sono stati andare a suonare, cioè l'accordo di Sol col basso, e si sposta l'accordo di La minore all'accordo di Fa maggiore, chiaramente siamo nella tonalità di Do, per cui vediamo proprio un 5, 6, 4, ok? Per cui vado proprio a suonare queste, diciamo così, cadenze, ok? E questa è la prima cosa che si sente. Chiaramente le ho pensate col piano, è come se io avessi pensato di mettere giù una serie di accordi e chiaramente non ho pensato a un testo, ma ho pensato a una melodia da poterci andare a suonare. Una cosa che a un certo punto si sente molto, molto, differente è questo accordo. Scusate.
cioè il quinto grado, dove c'è una nota molto differente rispetto alle altre, che dà una forzatura interessante, che molto spesso viene utilizzata, perché chiaramente lì andiamo a utilizzare una scala chiaramente differente, che è una scala minore armonica. L'ho voluto far sentire in maniera molto forte rispetto al fatto di non utilizzarla, anche se appunto è un po' una forzatura, perché chiaramente Mi maggiore, ritorniamo al Fa, al Sol e poi riportare alla minore. È molto semplice, però ho cercato di creare poi come un ritornello quando vado a suonare questa parte del tema. Ok? Come se fosse un Per cui penso proprio a un ritornello un po' più gratificante rispetto all'introduzione su questi accordi, no? Come se pensassi Sol. Semplicissimi, come vedete, no? La minore, Fa e Sol, sui quali vado a cercare di creare un tema, intendo per tema proprio una melodia. E questo è molto importante, per cui in base a qualsiasi strumento che noi andiamo a suonare, scrivere, pensare, cantare una melodia, che sia sul fatto che noi lo facciamo sulla chitarra piuttosto che sul pianoforte, è molto importante in termini di canzone, sul quale poi chiaramente io non ho pensato di scrivere un testo. Da chitarrista, è chiaro che se mi viene chiesto di suonare una determinata cosa, come la parte finale, una solo, vado a farlo, però penso a un tema per cui cerco di scrivere una melodia. E questo è molto importante, per cui prima cosa, pensare di mettere giù gli accordi come sono fatti esattamente, vedete che ho suonato un La minore in questo modo, un Sol maggiore, non proprio un Sol maggiore normale, ho tenuto una corda a vuoto in questo modo, un Fa in questo modo, per portarmi in questo modo il Mi, dove stendo il Sol diesis. E questa è una cadenza interessante, è una sonorità interessante d'accompagnamento, chiaramente con delay, certe cose un po' particolari, per portarmi poi a creare una melodia. Io la definisco di improvvisazione, nel senso che l'ho pensata molto in po molto poco, l'ho registrato forse un paio di volte. Però è interessante lavorare su questa cosa perché ti darò l'opportunità di scaricare la base e di suonarci sopra e di creare tu il tuo tema. E questa è una cosa interessante. Per cui ricorda, scala minore Eolia, quindi di La o scala di Do maggiore, trasporti le diteggiature, ma quando sarai su questo accordo, quindi di Mi, ok, Mi maggiore, sei destinato per forza a usare la scala minore armonica, perché hai un Sol diesis. Ma non è che devi suonare la scala minore armonica, hai una nota in forzatura, come ce l'ho utilizzata qua io. Per cui ho creato un tema, non vado a suonare tutta l'intera scala, perché sennò non ha più senso. Questo è il lavoro che secondo me io ti consiglio di fare. Ci vediamo alla prossima e chiaramente, come tutte le settimane, a lezione, perché purtroppo per adesso ancora non possiamo andare in giro a suonare a un certo livello. Un abbraccio ragazzi, ciao, a presto!